Stanno buttando giù un'economia già debole. Noi giovani con le pezze al culo ci stanno rovinando. Anche a Cassovillari si è scese in piazza per protestare contro il DPCM che ha relegato la Calabria a zona rossa. Anche se io sono una pensionata, difendo il diritto dei miei figli, che sono chiamati gli invisibili, quelli che non hanno dei contributi e il governo non ha dato mai niente a nessuno di questo. Una manifestazione per dire no alla chiusura delle partite IVA, per dire sì al lavoro di tutti quegli esercenti che non potranno aprire i loro locali e che rischiano a causa di questo secondo lockdown di chiudere definitivamente le loro attività. Noi siamo stati penalizzati da questa chiusura, siamo stati prima costretti a mettere tutto in sicurezza, distanziamento, igienizzanti, pulizia, e dopo un po' hanno detto bravi, potete chiudere. Purtroppo la decisione di dichiarare la Calabria zona rossa, più che per i contagi, come è noto, è dipesa dal rischio di aumentare i problemi già esistenti negli ospedali di tutta la regione a causa della mancanza di posti letto di terapia intensiva e subintensiva promessi e mai realizzati. Al commissario della sanità calabrese chiediamo un piano di interventi da qui ad un mese in cui ci garantisca almeno 30 posti di terapia intensiva. Dove li vuole prendere? Li facesse nel territorio calabrese. I posti di terapia intensiva annunciati a mezzo stampa come pronti in realtà sono ancora in cantiere. Le USCA, che da decreto governativo avrebbero dovuto occuparsi di assistenza domiciliare e trattamento per metà, sono rimaste su carta. Nonostante l'aumento dei contagi ci ha risparmiato. Ciò che non ci ha risparmiato è la mala sanità degli ultimi 20 anni. Quella ci ha travolto. E oggi ne paghiamo lo scotto, tutti quanti. Dobbiamo dire sta cazzo di verità. La Calabria commissariata da oltre un decennio, i tagli ai reparti, al personale, il blocco del turnover con medici, infermieri e operatori sanitari andati in pensione e mai rimpiazzati. La richiesta unanime è stata quella di sollecitare la classe politica calabrese ad adoperarsi per far rivedere la decisione del governo e non includere la Calabria nelle zone rosse. Dove non dobbiamo più subire chiusure ingiuste! Questo è quello che dobbiamo chiedere, se abbiamo le palle! Non chiacchiere di politica e politichese! Noi stiamo manifestando contro la politica, non a favore di Tizio Caio! Lo volete capire? Lo vogliamo capire! Hanno fallito in tutto! Hanno fallito in tutto! Non ci rappresentano più! Siamo stanchi! Basta! Magari è l'inizio di una nuova era, da qui possiamo migliorare, possiamo partire e mandare a casa loro e rappresentarci da soli, bisogna rappresentarci da soli perché loro hanno fallito in tutti i campi.